Mister Sarri vince la 13ª edizione del premio Leone d'Argento, sei il primo allenatore che porta a casa questo trofeo nonostante stagioni importanti come la conquista della Coppa UEFA con Gigi Cagni. Un tributo che Empoli ti fa non soltanto per questa stagione ma per questo triennio meraviglioso. Sono contentissimo di essere il primo, però spero di essere l'ultimo, perché questo è un premio secondo me più giusto che vada ai giocatori, e quindi ritengo più giusto che vada ai protagonisti in campo. Poi ci sono altri tipi di premi e possono andare anche agli allenatori, però questo viene dai tifosi, secondo me è anche giusto che vada ai ragazzi. E come ho detto sul palco, secondo me questo era l'anno per Croce, che di tutto il nostro gruppo è l'unico che non ha un grande passato e purtroppo è anche l'unico che non avrà un grande futuro vista l'età, e mentre gli altri hanno tutti o il primo e il secondo, quindi secondo me era l'anno giusto per rendergli omaggio. Però mister, è un amore enorme quello che Empoli ha per te, e siamo già tutti quanti in fibrillazione per quello che facciamo gli scongiuri, poi insomma lo dirà il futuro, potrebbe anche succedere, speriamo di no, a giugno. Questo è una cosa credo che comunque ti porterai sempre dentro indipendentemente da tutto. Questo va al di là di tutto, cioè io come ho detto prima è una storia particolare, una storia che ti rimane nella pelle per sempre, una maglia che ti rimane addosso per sempre, perché io sono arrivato alla Serie C e siamo partiti malissimo e poi c'è stata un'escalation, situazioni un playoff perso con le persone ad aspettarci allo stadio e applaudirci, hanno innescato il meccanismo per vincere l'anno dopo, è stata una storia particolarissima, quelle storie ti segnano e ti rimangono addosso per tutta la vita. Poi io non lo so quello che succederà a giugno, allo stato attuale io a giugno sarò a Empoli, però poi sai, nel calcio a volte ci sono cose imprevedibili, però io ti posso dire che la situazione al momento è la situazione al momento. È che io ho ricevuto un paio di telefonate, ne ho parlato al direttore e abbiamo deciso anche di non mandarle nemmeno oltre, quindi al momento la situazione è questa. Senti, per chiudere ti chiedo se c'è stato il momento più brutto di questi 3 anni, il momento più bello di questi 3 anni e la dedica per questo premio. Ma io quando si parla di Empoli io la dedica la faccio sempre ai 2005, c'era all'inizio della storia, ai 2000 c'erano ad aspettarci dopo Livorno. Quelle sono le persone che per noi sono state determinanti in questi 3 anni sicuramente, perché senza di loro non sarebbe iniziata la storia e senza di loro non si sarebbe innescato la seconda stagione di B, perché quella sera lì penso che sia stata un marchio impresso su tutto il gruppo che voleva rendere qualcosa a queste persone in quel momento gli stavano dando tanto, in un momento che era di sconforto, perché perdere la Serie A all'ultima partita era di sconforto, però penso sia stato l'inizio dell'escalation. Riccardo, come ti ho detto sul palco, veramente non avrei mai creduto di poterti ripremiare un'altra volta per questa cosa qua, però ci siamo, quindi è tutto vero, in realtà hai vinto per la seconda volta il gol più bello, questa volta secondo me l'hai fatto ancora più bello di quello di Lanciano di 2 anni fa, una magia, riraccontaci per l'ennesima volta come hai fatto anche sul palcoscenico questa invenzione, questa follia. Ma è un gesto che comunque mi diverto spesso a provare anche quando gioco a calcio e tennis sulla spiaggia con i miei amici, e mi sono trovato la palla a mezza altezza all'improvviso perché credevo che Manuel facesse gol, invece me la sono trovata lì e con questo gesto istintivo sono riuscito a metterla dentro, è stato veramente un bel gol per coronare una grande prestazione della squadra, ci siamo veramente meritati la vittoria quella sera. Senti, siamo ai titoli di coda di questa stagione, una stagione che va agli archivi in maniera eccelsa, perché l'Empoli che si salva in Serie A equivale ad un altro scudetto, e in questa seconda parte di stagione tanto, ma veramente tanto, lo ha dato Riccardo Saponara. Ma io ho cercato di dare il mio contributo più che altro per dare una mano a questi meravigliosi ragazzi e per ripagare la fiducia che mi ha dato la società già da gennaio.
E è una squadra che merita questa salvezza, un grande gruppo, ho trovato dei compagni veramente meravigliosi, in primis ci tengo a precisarlo Simone Verdi, che purtroppo si è dovuto ridurre il minutaggio in maniera enorme dal mio arrivo, però nei miei confronti si è sempre comportato in maniera esemplare, veramente senza il minimo senso di rivalsa, invidia, niente di niente, si è sempre rivolto a me col massimo della positività, con l'atteggiamento sempre positivo, come se non fossi stato io a rubargli il posto tra virgolette. Quindi ci tengo a nominare lui, perché è veramente l'atteggiamento esemplare ed è l'esempio dello spirito di questa squadra. Sei tornato, Riccardo, con grande umiltà. Il primo gesto di umiltà è quello di rimetterti questa maglia dopo un anno e mezzo di Milan. Il secondo grande gesto è quello di aver sopportato un mese e mezzo in cui qualcuno diceva: beh, è tornato Saponara, ma insomma questa Saponara fa grande fatica. Tu ti sei messo lì giorno dopo giorno, il lavoro, il grande lavoro, la tua grande mentalità ha premiato e ha zittito quei pochi, perché sono pochi a dire la verità, detrattori, e ha fatto andare invisibile il popolo azzurro, quello che ti ha sempre amato, quello che ha pianto quando te ne sei andato, quello che ha goduto quando sei tornato. Sì, io volevo ritornare a giocare il prima possibile, a gennaio sapevo che l'Empoli me ne avrebbe dato subito la possibilità e questo mi ha spinto a tornare qua, oltre alle grandi motivazioni che avevo, perché la vedevo come una sfida molto stimolante, e sapevo che avrei dovuto far fronte a un mese e mezzo di partite dove non sarei stato brillante, dove avrei faticato, però ero consapevole che piano piano la condizione sarebbe arrivata, e è arrivata, l'ho trovata e ho iniziato a giocare il mio calcio. Senti, ci risiamo, perché adesso insomma il turbillone del mercato è ripartito, grandi squadre, altre squadre, altri nomi però molto importanti si stanno accostando a te, si sta chiacchierando molto, non ti chiedo cosa farai, dove andrai, perché non lo sai nemmeno tu sicuramente, però ti chiedo, nella testa di Riccardo Saponara, quali sono gli step che Riccardo vuole fare adesso? Ma sinceramente non lo so, adesso voglio terminare questa stagione terminando queste due partite nel modo migliore, poi valuterò in base a quello che vorrà fare la società dell'Empoli, in base alla trattativa col Milan e a eventuali richieste che si presenteranno, quindi valuterò quest'estate il mio futuro. Ha detto Mister Sarri che sei troppo vecchio per avere un futuro brillante, però insomma la tua carriera c'è stata, nessuno la può cancellare, e soprattutto Daniele, questi 3 anni, in particolare concedimelo, questo anno di Serie A era l'anno della prova, l'anno insomma per capire se Daniele Croce era stato un talento sprecato oppure no. Sei stato un talento sprecato, sei arrivato in Serie A purtroppo troppo tardi, ma a noi non importa, perché ci hai regalato delle emozioni incredibili. Stasera hai preso un premio importantissimo che arriva da una giuria tecnica, quindi tutti addetti ai lavori che ti hanno premiato appunto per quanto ho appena detto. Sì, è un riconoscimento che mi inorgoglisce in modo particolare, perché prenderlo in Serie A da appunto da addetti ai lavori è qualcosa che mi fa veramente, veramente piacere. Quest'anno diciamo che mi sono tolto grosse soddisfazioni, perché arrivarci a quest'età, come dice il mister, non sono più giovanissimo, quindi è ancora più bello. C'è stato, Daniele, sicuramente un momento nella tua carriera in cui hai detto: beh, è finita qui, mi devo accontentare, il famoso, no? la leggenda, che poi leggenda non è, della firma verso la Serie B Svizzera pochi giorni prima che tu firmassi per l'Empoli. Ecco, ripensando a quei giorni, oggi Daniele Croce cosa dice? Bah, mi vengono ancora i brividi pensare a quel periodo dove sinceramente stavo quasi per mollare tutto e o andare in Svizzera, oppure pensavo di tornare vicino casa e magari abbandonare il calcio che conta, perché avevo fatto 3-4 anni di Serie C e sinceramente gli stimoli mi stavano venendo meno, quindi ripensare a quel periodo e guardare adesso dove mi trovo, sinceramente ho ancora i brividi. Pescara avrà sempre un ruolo speciale dentro di te, però credo che a questo punto Empoli te la porterai sempre dentro, anche quando appenderai le scarpette al chiodo.
Sì, Pescara è la squadra con cui sono cresciuto e tifavo da bambino. Empoli per me segna la rinascita e sicuramente gli anni più belli della mia carriera e anche della mia vita fino adesso li ho vissuti qui. Ho trovato una piazza che mi ha accolto benissimo anche dall'inizio, quando ero ancora nessuno e magari tanti non mi conoscevano, quindi ma è stato qualcosa veramente di speciale e particolare, quindi per me sta a significare tanto tanto tanto. Senti, a me non piace parlare dei punti di arrivi, nonostante un premio qua che insomma testimonia qualcosa di importante, però Daniele, chiaramente è chiaro, siamo 82, quindi è difficile fare discorsi, no? Appunto da evergreen, come ha detto Maurizio Sarri sul palco. Qual è la fotografia più bella che ti porti dietro di questa carriera e a chi va la dedica per tutti i sacrifici che hai fatto in questa lunga carriera? La fotografia è la soddisfazione, una foto che ho fatto nella festa salvezza con i miei fratelli che mi hanno raggiunto per festeggiare la salvezza dopo la partita con Pescara. Io ho quella fotografia ancora stampata in testa e ce l'ho a casa, perché veramente sta a rappresentare il coronamento di un sogno e ripagare tutti i sacrifici che ho fatto. La dedica è scontata, banale, però è quella più che sento di fare, sicuramente i miei genitori, la mia famiglia, i miei fratelli che mi hanno seguito anche in piazze meno importanti in anni difficili, e a mia moglie e mio figlio che tutti i giorni mi sopportano e mi hanno sostenuto sempre.